Grazie, ritorno con questo video per parlare di mercato. Juventus, Juventus, ma sei impazzita, ma sei impazzita? Sto sentendo delle voci in questi giorni riguardanti Emre Can, la cessione. Ma il caldo fa brutti scherzi. Io spero che siano delle fake news, cioè in siciliano delle cazzate, delle minchiate. Perché non c'è altra alternativa. Penso che siano delle balle queste notizie. Ma se fossero vere, non cedere Emre Can. In quel coma come? Noi abbiamo bisogno di un centrocampista forte, un centrocampista top, che ci faccia fare il salto di qualità e tu cedi Emre Can. Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. In questo momento Emre Can è il centrocampista più forte che abbiamo. Perché se vai a guardare, Khedira è forte ma è rotto. E quindi non lo calcolate. Ma a me sta bene che rimane Khedira. Però è rotto, quindi non ce l'avrai tutto l'anno, quindi non lo contare, mettilo di lato. Bentancur è una promessa. Pjanic è forte, ma è molto incostante. Quindi da chi sarebbe formato sto centrocampo? Matuidi è una cacca, non serve, non è da Juventus. Ma come, dovevi cedere Matuidi e ti stai levando Emre Can? Ma sperano che siano delle balle. Cioè, su centrocampo già incompleto, già formato da Pjanic, Emre Can e Rabiot. Pjanic, Emre Can e Rabiot, già a centrocampo manca qualcosina. O Pjanic, Ramsey, Emre Can. Già è incompleto, dici, ma perché è incompleto? Perché Pjanic comunque è incostante, perde palle, quindi gli unici due centrocampisti buoni sarebbero Emre Can e Rabiot oppure Emre Can e Ramsey. E tu mi vai a cedere Emre Can, formando con sé un centrocampo tipo quello dell'anno scorso, Pjanic, Khedira e Rabiot. Con l'aggiunta di Rabiot oppure Pjanic, Khedira e Ramsey. Che cazzo abbiamo. Che cosa è cambiato? Cosa cambierebbe? Cosa cambierebbe? Ma state. Non cedete Emre Can, non cedete Emre Can. Mi oppongo, spero che si opporranno tutti i tifosi ventini. È una cazzata. Dobbiamo rinforzarci. Io capisco che non abbiamo i soldi per il centrocampista forte, ma non cedete Emre Can, sono sul centrocampo, diventa squallido, diventa squallido. Già c'hai Pjanic, Khedira, Bentancur e Matuidi, che non sono tutta questa gran forza. Gli unici discreti quest'anno, beh, gli acquisti sono questi qua discreti, questi qua di Ramsey e Rabiot, ma non sono dei fuori classe. Ma se calcoli con i centrocampisti che abbiamo l'anno scorso, non sono sta gran forza Pjanic, Matuidi, Khedira e Bentancur. Sarebbe con la cessione di Emre Can al centrocampo più scarso dell'anno scorso, molto più scarso, molto più scarso. Come si parlava di Pogba, ma io Pogba a questo punto non lo pretendo, ma non cedete Emre Can, non lo cedete, se no facciamo un autogol clamoroso, gli consegniamo, lascia perdere la Champions in utopia, gli potremmo consegnare con questa cessione, io per Cancelo non mi sono lamentato, ma se dovessimo cedere Emre Can, gli consegneremmo il campionato nelle mani all'Inter e al Napoli. E questo non deve succedere. Sveglia, il caldo fa male, svegliatevi. Smentitemi in questi giorni. Ci sentiamo con gli aggiornamenti di mercato. Ciao a tutti e sempre Forza Juve.